Buonasera, salve a tutti, grazie di essere qui con noi alla All for Office. Questa sera abbiamo, per la serie dei grandi eventi, Riccardo Sorrentino, il noto astrologo di fama nazionale e forse chissà anche di più, e stiamo per fare questo oroscopo, diciamo, un poco generalizzato su quelli che saranno, quello che servono gli astri per i 12 segni zodiacali. Ciao Riccardo. Ciao carissimo Mariano, e sono molto contento di essere di così che mi hai invitato in questa occasione. Prima cosa, è una location straordinaria. Grazie. Siamo a Villa Ricca, Corso Europa, un posto meraviglioso. Io non conoscevo questa tua attività, ti conoscevo sotto la veste spettacolo praticamente, però veramente complimenti, hai realizzato qui qualcosa di importante. Ma non è un caso, perché signori cari, Mariano è un grande ariete, e l'ariete è il fuoco che si accende, è un veramente, è il segno coraggioso praticamente, quello che anche nei tempi di crisi attacca praticamente, come è giusto che sia, perché bisogna avere coraggio, proprio nei tempi di crisi bisogna avere coraggio. Lui è del segno dell'ariete e manco a farlo apposta questa serata, io sono molto contento di potertelo dire adesso in diretta, l'hai fatto con Giove, il pianeta della grande fortuna, che protegge proprio i segni di fuoco, tra cui l'ariete. Quindi diciamo è l'inizio di un periodo di grande rinascita, di grande ripresa per i segni di fuoco e per i segni di aria, però ce n'è un po' per tutti. Se venite qui a Villa Ricca, prima o poi troverete anche delle copie che ho lasciato di Diva e Donna, sì. Perché su Diva e Donna c'è il mio oroscopo 2019. Comunque anzi, esortiamo a coloro che ci ascoltano, anche se finiranno le copie, però in edicola ne troverete per sapere la vostra, come dire, cosa vi aspetta nel 2019. Riccardo, a proposito di questo, quali sono i segni, diciamo, come dire, protetti quest'anno al 2019? Lo stavo dicendo, i segni di fuoco sono l'ariete, il leone e il sagittario, quindi sono tre segni, tra cui poi c'erano proprio l'ariete e il leone. Sono segni che avevano fino adesso avuto dei pianeti pesanti, quindi per loro una grande rinascita. Poi ci sono i segni d'aria che sono molto protetti, che sono il segno, soprattutto il segno dell'acquario e il segno della bilancia. Pure loro avevano pianeti pesanti, eppure per loro c'è una grande ripresa. Diciamo che però un po' per tutti i segni, perché poi i pianeti, diciamo, lenti, cioè parliamo di Urano, Saturno, che sono anche molto importanti, aiutano pure in certi, aiutano anche i segni d'acqua e i segni di terra, quindi un po' ce n'è per tutti, però proprio i segni più fortunati, ecco, io considero sono proprio l'ariete, il sagittario, il leone, bilancia e acquario. Questi saranno un po' i segni di cui si parlerà in modo più positivo. Io vorrei anche dire una cosa che secondo me è importante. Napoli e Leone, per esempio. Il Napoli, il calcio, la grande squadra del Napoli. Quindi dovrebbe essere comunque una buona stagione. Una buona annata questa. Volevo dire anche una cosa che secondo me è giusto che si sappia, che Riccardo Sorrentino è un grande professionista, esperto del settore, è una persona che questo lavoro ha dedicato alla sua vita. Esistono anche altri oroscopi, no, tipo quelli là? Ho spiegato, infatti. Sì. Infatti ti ho portato un oroscopo, sì. Ho fatto vedere la differenza, certo. Diciamo che è chiaro, anzi, gli oroscopi che leggete sia di Riccardo Sorrentino che di altro, pure sentite alla televisione, alla radio, sappiate che vanno ascoltati e letti con un sorriso, perché sono comunque forzatamente molto superficiali. Io dico sempre che alla fine le stelle siamo noi, perché un oroscopo vero è quello proprio che è l'oroscopo personalizzato. Pensa che un oroscopo mio personalizzato vero è dai 25 alle 30 pagine addirittura, c'è un grosso lavoro, ci metto tanti giorni, perché ci sono tanti aspetti del tema natale che vanno valutati. Quindi è, perché è normale che non tutti gli arieti sono uguali, non tutti i leoni sono uguali. Ecco, già il fatto di nascere in Italia e non nascere in Afghanistan c'è una grande differenza, insomma, oppure in Siria, purtroppo, per quella povera gente. Quindi in effetti è molto importante leggere e ascoltare gli oroscopi con un sorriso, sono carezze, quindi quando leggete vi succederà questo di brutto, rideteci sopra, perché è impossibile che quell'astrologo, infatti non lo dico mai, io dico uso molto i condizionali, magari, ecco, dice sì, più prudente, ecco, con i condizionali leggeteli con i condizionali, insomma. Be what you wanna be, just try. All you gotta do is try. Fall to the ground but never mind. So don't you worry now, 'cause I'll be alright. Time, baby, all
sempre qui la All for Office per l'evento All for Office sotto le stelle, e abbiamo tra gli ospiti una persona graditissima, sia perché è una persona eccezionale, ma soprattutto anche perché è un ottimo attore, un attore che ha avuto già esperienze con Biagio Izzo. Io ho avuto già l'onore di averlo ospite nella trasmissione Quattro Chiacchiere con. La parola ad Antonio Aversano. Buonasera a tutti, allora ti ringrazio di queste splendide parole che hai detto e ti voglio un bene dell'anima. Lo sai che anche a me, io, anche se abbiamo qua il papà che è una grandissima persona, un pochino mi sento anche affettivamente un padre, lo dico senza nulla togliere al padre. E, senti, volevo dire una cosa, noi abbiamo saputo, cioè, ci hai detto che tra le varie esperienze sicuramente la più importante è quella di aver avuto degli scampoli di arte con Biagio Izzo. Com'è nato questo rapporto lavorativo con Biagio? Allora, no, più che altro rapporto lavorativo, in pratica l'ho conosciuto un po' prima per capire un po' lui com'era, è una persona umilissima, e poi grazie che, visto che è venuto a Caivano, ho avuto la possibilità di recitare con lui prima di un suo spettacolo, quindi più di rapporto lavorativo è stato un piacere che lui ha fatto comunque di avere visibilità, perché comunque c'erano quasi 1500 persone, ma pure di più. Senti, ma per i prossimi mesi abbiamo la possibilità di vederti lavorare in teatro qualche parte, adesso nell'immediato futuro, o c'è qualche programma? Certo, tu devi oltre al lavoro c'è la scuola, che è importante perché ti stai formando come uomo oltre che come artista, quindi è importante dare lo spazio alla scuola, che poi sarà quello che ti rimane, no, fondamentalmente. Però volevo sapere se qualcuno vuole venirti a vedere, tipo io, dove possiamo vederti, se c'è qualcosa in programma in questi mesi, oltre a una sorpresa che poi vedranno, non diciamolo ancora. Allora, certo, allora inizia innanzitutto sulle pagine Facebook, perché comunque pubblico molti video su quello che faccio, Antonio Aversano Attore, sia su Facebook che su Instagram. Invece, per vedermi da vicino, più che altro a teatro, visto che io frequento la scuola dietro le quinte di Caivano, dove noi abbiamo un teatro dove ogni anno facciamo un saggio di fine anno e un presagio, quindi anche nei vari teatri in zona, che sto organizzando anche uno spettacolo, anzi il mio maestro di dizione mi ha inserito nella sua compagnia, quindi a Caivano, più che altro al teatro di Caivano. A livello cinematografico la sorpresa meglio non svelarla. Non possiamo ancora, anche per una questione di diritti, diciamo, no? Anche per, però diciamo che c'è qualcosa di una sorpresa molto molto importante. Parliamo di una TV nazionale televisiva dove lo vedremo all'opera, non possiamo ancora svelare l'arcano. E in pratica è un'esperienza abbastanza importante e che comunque ha ripagato tutti i sacrifici che faccio io innanzitutto, ma soprattutto anche mio padre e mia madre, che sia economicamente che fisicamente, cioè mi accompagnano e fanno tante cose per me. Mo figlie maschi è una ragione di vita. Ho secco mo che tengo figli maschi, signo. Tengo figli om, signo. O figli mi, we need solo femmine. Che sfortuna, signo. Avete perso mentre ho cognome. Guardate lo figli quando è bella. Pur si è brutta, è sempre bella. Ma mamma, figli maschi, è sempre bella. Poi le mamme se la prendono con questi giovani d'oggi che non vogliono scendere a casa. Camma fa, siamo abituati così. Però i giovani d'oggi tenono solamente un pozziero. O sabato sera hanno in discoteca. Escono a 7 la mattina con la capa come un pallone. Si sono bevuti di tutto. Fino all'acqua in dei portafiù. Dico io. Tu sei con mia sfregatura, vattene a dormire. No, mi devo mangiare il cornetto. Ma che è sta moda sti cornetti? E trovo fuori i cornetteri con mezz'ombra, ma non allerta. O cartone ce l'ha da mettere solamente un mocco cornetto. Non sanno manco loro che si stanno mangiando. Però la domenica mattina è una tragedia in delle famiglie, perché la mamma aspetta che l'angioletta si svegli. Ha preparato gnocco, ruoto, forno.
L'angioletto si sveglia alle 3 del pomeriggio. Tenne sulla mente la zuppa e la tenne all'occhio. Ho visto ragazzi miei tre gnocchi indollati, abbracciato mezzo panino con Nutella, una cosa indicibile. Ma chi va in breve in da famiglia? E ho padre. Il padre non ce la fa più. Un uomo che si è creato da solo a 15 anni, a mettersi la marenna sotto il braccio e a faticare, non ce la fa. Avrò figli a 40 anni con pigiamini e topolini, coppa a tavola e che sto io. Tu sei una vergogna, un disonore. Ma che t'aggi la pensione per te ne fai? Tieni 40 anni, all'età tua, e tenevi una moglie, tre figli e portavi una casa a Nanza. Porta i soldi a casa. Mancano pile, pigliate patata. Si tale cuova mamma. A mamma, apriti cielo, ci hanno toccato figli maschi. Oi, lascia sta. Che le sei svegliato nervoso, figlio mio? Azzo, sei svegliato nervoso. Io ho fatto Roma-Napoli con il camion, senza mi neanche fermare. E che c'entra? Tu sei stato seduto comodamente con riscaldamento a palla. Oh, figlio mio, balla tutta, è venuto che balla sotto le pire. Non c'è sta niente a fare, rovinano i figli maschi e a mamma. Ma poi tra poco vengono anche queste festività. Ma e mamma come combina i figli? Che maglietta, cutopolino, pippo, pluto, paperino, è assurdo. Perché noi già siamo esauriti a Natale. Perché è così, c'è cioè, mio figlio a 14 anni, ha detto papà, sono seriamente preoccupato per il danno che stiamo causando alla natura. Che è successo a papà? Papà, stiamo disboscando le montagne, stiamo rovinando la natura, e questo è per colpa tua! Via, papà, stai in dolietta che freve. Basta, papà, il cretino lo fa in televisione. Io non so come voglio dirtelo, ma voglio l'albero di Natale ecologico. Brava, papà, sono fiero di te. Andiamo a comprare l'albero di Natale ecologico. Quanto sta? 250 euro. Che? No, papà, riflettendoci, ma non era bello quello là, vero? No, papà, questo fatto potrà infierire sul mio futuro di ecologista. Ecologista. E a 30 anni che divento ministro dell'agricoltura. Non ci sta niente da fare, il Natale è la festa dell'amore, dell'affetto, della famiglia. Tutti quanti si riuniscono, sempre stessi gente, o nonna, nonno, zio, frate. Non già facimi più, tutti quanti uniti sotto questo meraviglioso albero di Natale. E su lì a mondo all'albero Natale, HG, HL, HM, non si capisce niente. Pigli il libretto delle istruzioni, lo vedi che sta scritto in 250.000 lingue, ma mai l'italiano. Puro chicchinese, ma mai l'italiano. Dopo aver montato arriva mia moglie con le decorazioni, inizia a dirigere. Oh, che la palla le fanno poco cialla. Oh, scazzeggio le palle, una palla a destra, una palla a sinistra. Non vuota mia. Niente palle esagerate a Natale. Poi io scelgo i regali diversi ogni anno per i miei parenti, ma perché a me mi fanno sempre che la bottiglia le profuma? Pure i miei amici si sono lamentati, c'è sempre questa puzza addosso. E che ci posso fare? Chi a Natale mi regala nel bottiglione di 10 litri? E poi finalmente arriva quella notte, la notte magica della vigilia di Natale. Tu trovo assettato tu e un nonno vicino a tavola. Vi siete bevuti una damigiana di 10 litri di vino. Quella damigiana dovevate fare tutte le feste, ma voi ve la siete bevuti in una sola notte. O non ridere, se ne va in bagno. Tu ti siete un coppa poltrona. Ah, ti siete padrone romano. Però poi che cosa succede? Arriva tua moglie. Tu guarda e fa... Ehi, alzati! Dobbiamo andare alla messa di mezzanotte. A quest'ora? Ma non è meglio se andiamo domani mattina, ci vestiamo, ci laviamo, siamo molto più belli. Oh, se non andiamo alla messa di mezzanotte non è Natale. E andiamo, io ti prego, non ci andiamo stanotte. Oh, ci dobbiamo intossicare le feste. No, no, per l'amor di Dio. Andiamo alla messa di mezzanotte. Ti chiudi in bagno, ti guardi allo specchio, ti senti un povero cretino, ti vesti, scendete giù e trovate degli zombie che fanno un pellegrinaggio verso la cattedrale. Tutti quanti, arrivati in chiesa e trovo tutto quanto a dormire.
chi sta tu e i vecchi che bavano con questa saliva e ognuno che appoggia capo coppa a spalle che lata. Un signore appoggia capo, guarda il cielo, si diletta a vedere le scritte in latino. Omnibus operiumus. Hanno scritto operiumus la coppa. Il prete poi conclude dicendo: la messa è finita, andate in pace. E tutti quanti si svegliano, chi corre in sacrestia, chi se lava la faccia in dall'acqua santiera. Signori, questo Natale ancora deve arrivare e noi già siamo esauriti. Grazie. Siamo qui tra le varie eccellenze che stasera hanno l'onore, ci hanno onorato di venire nel nostro evento, Giallo d'Atterino, nel quale sto offrendo le pizze fritte a tutte le persone che ci vengono a trovare, e parliamo di una pizzeria che in pochi anni, un anno e mezzo, è riuscito a scalare quelle che sono così le gerarchie sulla qualità della pizza, una pizza eccezionale, dove potete provarla al Corso Europa numero 310. Uno dei fratelli Spelli, dei tre fratelli proprietari della pizzeria, che un pochino ci indicherà come è nata questa idea, questo standard qualitativo altissimo della loro pizza. La pizzeria nasce da un nostro sogno per integrare innovazione e tradizione, dando sempre un prodotto qualitativamente migliore con l'aiuto di nostro fratello Ciro, il pizzaiolo, che è un pizzaiolo da 10 anni, e cerchiamo proprio questo, la leggerezza e la fragranza dell'impasto associato ai prodotti che comunque noi stiamo utilizzando, che sono sempre di un'alta gamma, di una gamma medio-alta di prodotti, proprio per dare un connubio perfetto tra impasto e topping delle pizze. Comunque devo dire che adesso io non sono un tecnico per quanto riguarda gli impasti, però devo dire che la tua pizza è proprio buona, veramente eccezionale. E vi invito veramente, che tra le altre cose, tra non molto avremo anche un ingrandimento di questa azienda, che c'è la fase avanzata, però a breve vi aggiorneremo sul tutto, ci sono importanti investimenti in atto. Allora vi invito tutti a visitare questa pizzeria eccezionale, mi raccomando. Grazie a tutti per essere intervenuti all'evento For Office, e cosa dire, quale occasione più propizia per augurarvi un buon Natale, felice anno nuovo a tutti voi che ci avete seguito. E mi raccomando, i nostri eventi continueranno, a metà gennaio ci sarà un grosso nome, restate in onda, visitate il nostro sito oppure la nostra pagina Facebook.